via di gara, ci siamo, oggi ultima sgambata, ne approfitto anch'io, segno che è proprio una sgambata di salute, ragazzi, è un modo per così, per stare ancora un po' insieme, per approfittare anche, venire a salutare degli amici che sono sempre molto disponibili, la famiglia Piva, modo anche per parlare di gare, guardare con un occhio anche la tele a quello che è l'andamento della gara Under 23, che può sicuramente trarre indicazioni anche per quello che potrà essere la gara di domani. Relax, un modo per, ripeto, smorzare anche un po' la tensione, perché è inutile negare, la tensione cresce, tra poche ore si andranno a giocare un mondiale, però i ragazzi stanno bene, scherzano, ridono, avanti, va bene così e domani si giocheranno la loro grande opportunità. Allora Davide, stiamo seguendo la gara Under 23, vediamo molto nervosismo in gruppo, ma soprattutto molte sguerguenze. Soprattutto nella parte dove c'è il mulino. Come ne pensi? Cosa ne pensi del corridore sloveno che è andato a Fagiani? Guarda Diego, mi sono appena sentito con Auro e mi dice che la corsa si sta svolgendo in una maniera ottimale per i nostri ragazzi. Vi ricordo che quando correvo io, pensa, quando nel 34 c'erano i mulini a vento, c'era e tanto vento laterale, mi ricordo, e non avevamo le mantelline che avete voi. E mi ricordo che erano periodaci. Comunque vedremo come va a finire la corsa e vediamo, eh. Ora Rinaldo, sei pronto per questa prova mondiale? Siamo pronti, siamo pronti. Basta. Cosa prometti ai tuoi, ai tuoi tifosi venuti in massa dalla Toscana fin qua? Beh, prometto di dare il massimo e speriamo di portare a casa questa medaglia d'oro e speriamo che tutto vada bene. Da Riemst è tutto.